Come mai una presa di posizione così netta, decisa fin dal titolo? Beh, lei deve sapere che i numeri sono tutto, io sono matematico, quindi noi rettili abbiamo creato questi numeri proprio per controllare meglio queste pecore e è una nostra invenzione perché possiamo capire, insomma, basta vedere i bambini che quanto odiano la matematica, questi numeri quando sono a scuola. Ma senza la matematica noi non avremo questo bel studio da dove vi raccontiamo tutte queste nostre belle storielle e non avremmo diciamo l'evoluzione, per dire. Lei sa, per dire, che l'evoluzione, no, tutti questi milioni di anni, milioni di tutte queste cose qua sarebbero impossibili senza la matematica, perché se noi non avessimo la matematica non, lei sa, per dire, cos'è il carbon dating, per dire. Il carbon dating riesce con una precisione numerica fantastica e molto molto precisa, riesce a dirci di quanti milioni e triliardi di anni è un data essere vivente, una roccia. Una critica che posso fare a questo libro, che lei mescola critiche su base razionale alle scritture, cominciando dalle scritture ebraiche, cominciando dalla Bibbia, per poi passare attraverso il Nuovo Testamento fino alla proclamazione dei dogmi, mescola tutte queste cose alla politica. Allora, secondo me, la critica ne esce indebolita, perché lei fa da una parte un attacco teologico, tra virgolette, e dall'altra parte un attacco politico. Ma in realtà qualsiasi cosa che non si può vedere non esiste, non esiste chiaramente come l'amore, per dire, non si può toccare, non esiste, ma quindi una storia? No, pensavo mi stava chiedendo qualcosa, ma appunto qui dobbiamo fare questo teatro come se lei sta criticando il mio libro, in realtà me lo sta promuovendo. Comunque, stavamo parlando del carbon dating e dell'evoluzione, milioni e trilioni di anni, tutti questi concetti sarebbero impossibili senza i numeri, senza la matematica, ma per dire, possiamo parlare delle tasse, per dire, le tasse che tutti noi dobbiamo dare al rettile, e dobbiamo dare, insomma, per avere, insomma, questo sistema funzionante, le strade, gli ospedali, tutte queste cose qua, ognuno di noi deve contribuire, ma se non avessimo questi numeretti qua sarebbe così impossibile. Ma guardi, le dico veramente che senza matematica saremmo morti, come ha fatto infatti l'uomo, le nuvole, se si può dire così, no? Anzi le dirò di più, cioè, ma come pagherebbe lei, per dire, la RAI? Sa, insomma, che bisogna fare dei conti per sapere quanti soldi devo, un cattolico per dire, deve dare alla RAI per ricevere questi, per ricevere. Noi adesso stiamo parlando qui alla RAI, gli stiamo dando queste informazioni vitali proprio. Ecco quindi che la matematica è vitale, molto. Di darmi delle risposte più brevi, ancorché convincenti, sì, come quella che ha appena fatto, perché le devo fare molte domande. Se lei sembra un noto personaggio politico che ogni risposta invade, voglio farle vedere un documento. Quello che abbiamo chiamato Marina, abbiamo chiamato Mosè. Ecco, appunto, qui diciamo, questo è un film Mosè, diciamo, ecco, come dicelo, diciamo, cosa pensi di questo film, cosa pensi, diciamo, della Bibbia e di tutte queste cose qua, diciamo, cosa, dici qualcosa sulla tua interpretazione della Bibbia, cioè. Il racconto di Mosè che sta per ricevere sul monte i comandamenti, che cosa abbiamo? Che cosa può, quale motivo si può trovare contro questa apparizione? È a fin di bene, sono regole che agevolano la convivenza, che frenano gli egoismi, i desideri scomposti. Che abbiamo contro i comandamenti? Beh. Certo, prima di tutto sappiamo che sono 10, diciamo, ma ecco, se non ci fossero questi numeri qua,
come avremmo potuto scrivere noi retti la Bibbia? E lui poi 10 per un numero che deve suonare proprio, ah, deve essere 10, non potevano essere 9 o 7,5, deve essere 10 perché così nell'aumento della pecora entra meglio. E da quest'idea di un qualcosa ti fa veramente, insomma, perfetto, diciamo. E quindi le dicevo, senza questo 10, come avremmo fatto a mettere in linea le pecore, a dare queste regole? Che sì, è vero, lei mi ha detto che sono contro gli egoismi, perché ovviamente quando sei un ingranaggio in una macchina non puoi essere egoista. La verità è che parlando di queste cose bisogna ben distinguere due o tre livelli. C'è il livello della credulità popolare, la Madonnina di gesso che si mette a sanguinare, chiaramente una sciocchezza, difatti anche lì, la stessa Chiesa lì ci va con i piedi di piombo. E la fede nel fatto che la nostra umanità non si esaurisca tutta nell'esercizio della logica che lei così fieramente rivendica, e questo è innegabile. Come si fa? Io non lo nego. Non lo nega, assolutamente. Ecco, e allora lì siamo già in una sfera che esula da quella che lei dice, che è la chiave portante di questo libro. Io non assolutamente non nego tutto ciò, ma dobbiamo parlare chiaro, ragazzi. Se noi non avessimo avuto, ma lei sa per dire cosa sono i numeri negativi, per dire, è stata un'invenzione veramente incredibile di noi retti, perché è inutile battere, ma quando voi siete indebitati, per dire, certo, pubblico, sì. Abbiamo un pubblico veramente di pecore di un certo di qualità, e ci dice di applaudire, applaudono, cioè, ma qui ci vuole veramente. E poi il numero di pecore che avete scelto per questo programma è molto importante, perché il suono che devono produrre questo bestiame quando applaudono deve essere un certo tipo di suono, non può essere troppo alto, e quindi c'è bisogno di fare tutto un calcolo, diciamo, del numero del pecorame che serve per applaudire, cioè il loro compito qui è semplicemente fare un suono con le mani. Ecco, però per calcolare questo suono che viaggia a 1666 km al secondo, come potevamo, ecco, questo è il bestiame che abbiamo, ecco, come potevamo noi sapere se non avessimo avuto i numeri? E quindi parlavamo prima dei numeri e dell'invenzione dello zero. Lei sa che lo zero è un'invenzione indiana? Ecco, se non avessimo avuto lo zero, diciamo, noi non potevamo, ma soprattutto i numeri negativi, diciamo, quando dobbiamo mettere dobbiamo fargli pagare le tasse, diciamo, quando una pecora è indebitata, per dire, no, questo trans qua per esempio è indebitato, come fa? Diciamo così lunga, e non è che possiamo riassumerla nei 14 minuti che restano a questo nostro gradevole colloquio, ancorché ci trova su posizioni parzialmente diverse. Guardi per esempio questo documento, che è quello, Marina, della donna che dice l'ho visto, l'ho visto. Ecco, programmiamo un po' la paio con queste storielle così loro, insomma, poi alla fine stanno buone, eccetera, eccetera. Però intanto facciamo la nostra discussione, io faccio finta di essere contro di lei, in realtà sto promuovendo il suo libro. San Paolo è il primo che lo proclama. Però la stessa Chiesa, larghi settori della Chiesa dicono che questo non è un fatto storico, non è un fatto storico, è un fatto di fede. Che cosa ha lei contro il fatto che alcuni milioni di persone credano che il loro Dio è risorto dopo la morte? Beh, allora, cominciamo a dire, a mettere le cose in chiaro. A noi serve di mettere in testa tutte queste storielle alla paura, perché altrimenti se diamo solo numeri loro non riescono proprio. Però dobbiamo ecco, le faccio un esempio così tutti possono capire. Allora, tutti noi abbiamo una macchina, no? La mia macchina preferita è la Pagani Zonda, che venne presentata a Ginevra nel 1999 ed era equipaggiata con un V12 Mercedes-Benz da 6 litri e era capace di spingere questa macchina a 330 km all'ora. Ecco, poi non parliamo dei cavalli, che erano ben 394, tutti scalpitanti dentro quel motore là. Ecco, ma come cazzo facciamo noi a sapere che ci sono 394 cavalli dentro questa macchina? Come facciamo? Ma sono grazie ai numeri, cioè, praticamente 394 cavalli dentro quella macchina. Ci credereste?
Ecco, appunto, ma le dirò di più, ha un'accelerazione di 0 a 100 in cui proprio più di 4 secondi, ma come facciamo noi a arrivare? Come fa la paia, vorrei dire? Si è dato, per così dire, la zappa sui piedi. Quei testi non possono essere letti solo alla luce della razionalità. È chiaro che quando si dice quella, la Madonna ante partum, in partu, post partum è rimasta vergine, si dice una cosa che alla luce della razionalità non può essere sostenuta in alcun modo, ma vanno letti in un'altra maniera, vanno letti secondo un'esigenza, dico sentimentale ma è riduttivo, un'esigenza profonda dello spirito di credere in qualche cosa che sia al di là dei nostri cinque sensi. Ecco, ma noi appunto, siccome sappiamo che la pecora fondamentalmente non è razionale, non ha questi numeri che abbiamo nei rettili in testa, dobbiamo anche dargli un po' di storia e senso senso, così che sono totalmente irrazionali, diciamo. E loro ci credono perché sono pecore, no? E quindi cosa ci vuoi fare? Però, le ripeto, la paganizzonda, insomma, io un giorno andavo ad una velocità razionale che le piacerà, credo. La precessione degli equinozi ha fatto sì che i segni dello zodiaco non corrispondono più alle date, sono tutti sbagliati. Certo. Quindi quando anche fosse vero che c'è un'influenza degli astri sulla nostra... Lei accetta. Ma allora è d'accordo con me, la paganizzonda è la macchina migliore che è stata mai inventata, e quindi se siamo d'accordo possiamo anche chiudere qua questo libro, però devo raccontarle questo mio aneddoto, perché che video di intervista sarebbe senza un aneddoto di Nerretti che guidiamo questi. Allora, praticamente ero con la mia paganizonda. Questo libro che... Ma quante me ne fa? Ma quante domande mi sta facendo, veramente, mi fa finire. E anche perché, come lei sa, le critiche stimolano la curiosità, quindi lavoro anche certo. Un po' per... Certo, lo so che lei sta cercando di promuovere il mio libro, lo sappiamo questo. Prego, prego, dica la prossima stronzata. Voglio farle vedere prima che questo inferno in qualche misura si materializzi in questo stesso studio. Sto evocando la potenza delle tenebre. L'inferno. Le voglio far vedere due libri. Questo qua di Paul Gingham e questo di Jean Guiton. Dio e la scienza, Quark, Caos e Cristianesimo. Due illustri un po' di libri da, uomini dedicati da far leggere alla paura. In questi due libri dimostrano come la razionalità scientifica e la fede, che è una cosa per definizione fuori della razionalità, possano coesistere. Sono d'accordo, noi dobbiamo promuovere tutti questi libri scritti da noi rettili, così la pecora poi non ci capisce più un cazzo, se la rincoglionisce eccetera eccetera, e alla fine ci si mette a pecora e noi possiamo comandare eccetera eccetera. Comunque, la matematica, in poche parole, è semplice ipnosi, noi dobbiamo ipnotizzare la nostra capacità mentale superiore, deve semplicemente ipnotizzare questo pecorame, insomma, il buco nero, per dire, il calcolo, il cosmonautico, lo spazio, la materia grigia, la materia oscura, tutte queste cose qua, praticamente ci sono numeri che... A noi servono per milioni e milioni di anni dell'evoluzione, e tutti questi non sono altro che numeri, un modo che noi abbiamo per ipnotizzare questo pecorame, che poi a quel punto si mette a pecorare, noi possiamo incollare facilmente.